6 CIS, CIS 2023, dal 15 al 18 di settembre a Bra, siamo in un comune a cavallo tra il Roero e le Langhe, siamo in Piemonte, una zona meravigliosa questa che ci ospita, 13ª edizione di CIS, appuntamento organizzato da Slow Food Events, un appuntamento questo che vuole essere un punto di ritrovo, un punto di incontro tra storie e professioni del passato, ma che sanno anche raccontare ed essere un'occasione per il futuro. E parliamo di passato, di presente, di futuro, ricordando il mestiere, la professionalità del pastore, del produttore, della produttrice di formaggio. Quando pensiamo al pastore, quando pensiamo all'allevamento e all'allevatore o all'allevatrice, pensiamo a un mestiere che ci riporta indietro nel tempo, ma questo può essere un'occasione importante per il futuro. Un'altra storia di cambiamento che vi raccontiamo in questa puntata speciale di Caffè Blu, il mio programma che va in onda su RBR Radio TV, ed è un piacere per me poterci spostare in Basilicata, in maniera simbolica, in maniera metaforica, con gli ospiti. Col piacere di avere qui con noi, abbiamo il presidente della scuola del Casaro, Salvatore Claps. Buongiorno Salvatore. Buongiorno. Ben arrivato su RBA, abbiamo con noi Eleonora Santora. Eleonora Santora è un esempio di quello che andremo a raccontare. Eleonora, buongiorno, ben arrivata. Buongiorno. Salvatore, noi abbiamo introdotto questa nostra chiacchierata, questo talk che vede RBA proporre agli ascoltatori e alle ascoltatrici, partendo da un concetto fondamentale, il concetto del pastore, dell'allevatore, dell'allevatrice, del produttore di formaggio. Noi, se pensiamo a questo, pensiamo a un mestiere del passato, un mestiere che ci porta a quella parte dell'economia, l'economia detta non a caso primaria. Questo può essere davvero un'occasione per il futuro, probabilmente non in molte sanno quanto possa essere importante, ma innanzitutto presenterei la vostra realtà, la realtà appunto del CREA, insomma della Scuola del Casaro. La Scuola del Casaro è un'iniziativa che viene svolta e attuata presso il Centro di Ricerca di Zootecnia e Acquacultura e nel caso specifico presso la sede di Bella in provincia di Potenza. Questa iniziativa nasce, diciamo, essenzialmente dalla necessità di continuare a diffondere quelle che sono state le ricerche effettuate dalla sede proprio sui formaggi tradizionali, sui formaggi tipici, sui formaggi delle aree interne, quindi diciamo i formaggi legati al territorio, e inoltre dalla necessità, cioè dall'esigenza sempre più crescente, diciamo, di avere delle figure. Il pastore, il casaro si evolve, quindi delle figure che sappiano in un certo qual modo coniugare quelle che sono la tradizione con delle innovazioni, quindi diciamo il pastore evolve e quindi diciamo ha bisogno di essere accompagnato e formato in primo luogo, ma soprattutto ha la necessità di essere accompagnato. E un altro aspetto importantissimo è che queste figure, c'è un ritorno a queste figure professionali, ovviamente in un'ottica innovativa, non è il classico pastore, è ovvio, quindi con delle innovazioni, possiamo parlare per esempio ai sistemi di controllo, quindi diciamo i collari, eccetera, i GPS, eccetera, eccetera, ma anche a questi prodotti legati al territorio nelle aree interne. Questi sono, siamo a CIS, parliamo di Slow Food, questi prodotti identitari legati a un territorio, determinati ad un pascolo, a un territorio in generale, a una diversità microbica in generale, rappresentano poi uno strumento, un mezzo, un volano per salvaguardare queste aree e per mantenere questi, perché il problema fondamentale non è il pastore oppure le aree interne, ma il problema fondamentale è riuscire in un certo qual modo a mantenere le persone nelle aree interne che si spopolano. Salvatore, la figura del pastore, della pastora, dell'allevatrice, dell'allevatore, di colui o colei che fa il formaggio, insomma, possiamo considerarli anche come sentinelle della sostenibilità, passatemi il termine, perché sono coloro che portando i loro animali, le capre, le vacche, le pecore, insomma, dando loro da mangiare, curandole la loro vita, la loro esistenza per la produzione del latte e poi ovviamente del formaggio, possiamo definirle veramente un mezzo importante per la sostenibilità? Ovviamente, certo, perché parliamo tantissimo in questo periodo
di Green Deal, parliamo di sostenibilità ambientale, di sostenibilità economica e sociale. Il pastore racchiude tutto questo, sia la sostenibilità ambientale, perché diventa opera su un determinato territorio, ha degli animali e il territorio si preserva anche con gli animali, nel senso che diciamo, gli animali preservano la biodiversità, preservano il territorio in generale e soprattutto poi il pastore, per quanto riguarda la sostenibilità di tipo sociale, è ovvio che cambia la sua vita e poi deve esserci anche una sostenibilità di tipo economico. Sostenibilità di tipo economico che nasce proprio dalla valorizzazione, dalla caratterizzazione e dalla valorizzazione di quei prodotti. Anche saperli raccontare, certo, perché ha fatto quei prodotti, già formarli sotto questo aspetto, è una cosa importantissima, perché diciamo, sapranno in un certo vendere oppure presentare al consumatore il prodotto spiegando quali sono gli elementi, gli specificità, le peculiarità e perché è necessario mantenerli e produrli su quel territorio. La comunicazione, Salvatore, ha centrato un argomento importante e di questo volevo anche coinvolgere Eleonora nella nostra chiacchierata qui in diretta su RBE. La nostra famiglia, le nostre famiglie, mi metto in mezzo anch'io, quando parliamo di futuro, dei propri figli, delle proprie figlie, immaginiamo, che so, l'astronauta, immaginiamo l'ingegnere, l'ingegnera, immaginiamo, che ne so, tutti dei mestieri di questo tipo. Quando in realtà forse, dico solo forse, adesso non so se siamo un po' tutti noi condizionati, o condizionati un po' dalle aspettative che hanno i nostri genitori, ma giustamente, perché insomma è una cosa umana direi. Non so se tu nella tua vita avresti mai immaginato di lavorare, e anche con soddisfazione perché lo vedo proprio dalla tua espressione, nel settore caseario e trovare una possibile strada per il tuo futuro. Sì, in effetti sono emozionata anche nel dirlo, è un mondo in cui c'è tanto da imparare e lo faccio con piacere. Ed è stata una possibilità questa per te? Certo. È stata una possibilità. Tu prima di questo lavoro che cosa facevi? A casalinga. Casalinga. Quindi sappiamo non essere purtroppo un mestiere retribuito, sappiamo certo quanto sia fondamentale nella nostra economia, ma in questo modo, con questa scuola, con la scuola del CREA, che ha un nome meraviglioso, che è una sigla, ma già di per sé è un nome meraviglioso, hai avuto una possibilità evidentemente. Certo. E con te tante altre donne e tanti altri uomini. Sì. Quanti allievi e quante allieve, Salvatore, coinvolge il CREA? Allora, nella prima edizione della scuola del Casaro, quindi diciamo che ha l'ambizione poi di diventare una scuola permanente, infatti siamo già, in questi giorni stiamo programmando la seconda edizione, abbiamo diplomato 15 giovani e la metà sono donne, quindi diciamo c'è stata proprio una parità di genere. Bello. In automatico. Okay. E questo diciamo è uno degli aspetti positivi, poi considerando che diciamo, ci troviamo in aree interne, in aree dove diciamo le cosiddette aree marginali di una volta, però diciamo che non sono più marginali. Siete in diretta su un emittente che parla di margini e racconta i margini. Amiamo raccontare immagini, amiamo raccontare anche storie di confine. Qual è il confine tra le aspirazioni, Salvatore, della persona, quelle che in qualche modo ci vengono date dalla società e quelle che magari abbiamo bisogno di comunicare meglio? Come ad esempio quello, il mestiere dell'allevatore e dell'allevatrice e del produttore e della produttrice di formaggio, perché dietro ogni forma di quel formaggio, scusate il gioco di parole, c'è una storia e c'è un lavoro e c'è una professione che parte da lontano. Esatto, cioè dietro ogni forma di formaggio c'è una storia, soprattutto ci stanno tantissimi sacrifici e quando parliamo di quella forma di formaggio dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo a che fare, non è un'arte, quindi è un'arte casearia e quell'arte casearia nasce da una passione per questa professione, soprattutto poi dalla conoscenza di determinati meccanismi. Dicevo prima diversità microbica, dice ma perché quel formaggio è diverso dall'altro? Certo. Perché quel formaggio è stato stagionato in una grotta?
quella grotta ha un certo clima, una certa temperatura che si sviluppa in una determinata flora microbica. Oppure abbiamo visto in questi giorni i ragazzi della scuola del Casaro, gli allievi, hanno fatto due esibizioni in diretta con la produzione di formaggi a pasta filata, e lo hanno fatto in un mastello, in una tina di legno, proprio perché quella tina di legno, quel mastello, è un simbolo di quel territorio, è un simbolo anche della, riporta in sé, diciamo, la diversità di quel territorio e la riproduce nel formaggio, e soprattutto loro la iniziano a raccontare. Il racconto e la comunicazione sappiamo quanto è importante nel 2023. Qui, come diceva appunto Salvatore poco fa, qui a CIS avete diversi appuntamenti, di cui appunto tra poco alle 17 alle 19 paesaggi, biodiversità e tradizione, il caciocavallo podolico. Che cos'è il caciocavallo? Che tipo di caciocavallo è? Tu non lo sai. Salvatore, raccontamelo tu. Il caciocavallo podolico è uno dei simboli delle aree interne, perché, diciamo, ha un comune denominatore. Il caciocavallo podolico è un formaggio ottenuto da una razza particolare, che è la vacca di tipo podolica, ed si lega anche a quello che è il tema di CIS di quest'anno, i prati stabili. Ovviamente la vacca podolica è allevata per tutto l'anno al pascolo, e quindi, diciamo, noi presenteremo più tardi dei formaggi che sono stati prodotti con il latte proveniente dalle aziende di ragazzi che hanno frequentato il corso, con diverse altitudini, con diverse composizioni floristiche del pascolo, e quindi, diciamo, con una diversità legata un'unica razza, ma questi formaggi avranno degli elementi in comune legati essenzialmente alla razza, e poi avranno delle piccole diversità, ma che sono sempre legate al territorio, quindi riflettono le caratteristiche di quel territorio e di quell'ambiente. Quindi, diciamo, e poi la vacca podolica e il caciocavallo podolico è anche un simbolo di presidio del territorio, perché, diciamo, questi giovani, questi ragazzi che lavorano sul territorio, è una cosa bellissima. Non, soprattutto mi piacerebbe sottolineare che non, nei mesi scorsi abbiamo fatto una manifestazione a Tricarico, il paese di Rocco Scotellaro, sì, in provincia di Matera, per quanto riguarda la transumanza. È ovvio che si parlava di ripensare la transumanza, e un aspetto importante è quello di dire che non è un fatto folcloristico, ma per esempio in Basilicata ci stanno ancora ragazzi, giovani allevatori che praticano la transumanza, ma che la praticano, diciamo, anche in un'ottica, perché hanno capito l'importanza di questo territorio, l'importanza della razza, anche l'importanza di tipo economico e sociale. Capite quindi come si incrociano i vari aspetti, insomma, di un unico mondo, quello della sostenibilità, della cura dell'ambiente, della produzione a chilometro zero, quella lenta, quella consapevole, ad esempio del formaggio, e la cura dell'allevamento di animali che sono un valore, non sono messi in una gabbia, in una specie di catena di montaggio, ma vengono trattati come esseri viventi, come assolutamente complici di questo sistema. Abbiamo parlato della comunicazione, dell'importanza della comunicazione, Salvatore, e soprattutto di come trasmettere questo mestiere nelle generazioni future. Un'ultima considerazione che voglio condividere con te, Salvatore, prima di chiacchierare anche con Eleonora, riguarda anche il dialogo con le realtà economiche del territorio. Voi arrivate appunto dalla Basilicata, poi daremo tutti i contatti per chi fosse interessato o interessata a approfondire questi temi legati alla professione del caseario nel 2023, il rapporto con le realtà produttive e quale sbocco possono avere i giovani e le giovani, comunque le persone che escono dalla formazione della scuola del Casaro. Vabbè, diciamo, per quanto riguarda lo sbocco, diciamo, di questi giovani, diciamo, a parte, diciamo, alcuni che hanno trovato già, come Eleonora, che hanno trovato già occupazione in un'azienda casearia, gli altri praticamente, diciamo, stanno valorizzando i loro prodotti, quei prodotti che realizzano, perché ci sono dei ragazzi che hanno già l'allevamento della vacca podolica. Adesso, diciamo, anche la loro venuta qui a Slow Food è un arricchimento per loro, capire come muoversi, come raccontare, certo, quel formaggio. È ovvio, loro avranno, parliamo di aree interne, avranno alcuni problemi, per esempio dal punto di vista delle autorizzazioni, eccetera, ma questo è il metterlo e la comunicazione, la partecipazione a questi eventi serve anche a prendere coscienza di quelle che sono le problematiche, e soprattutto poi loro hanno
il bisogno, la necessità di capire come risolverle e come poi collocare i loro prodotti sul territorio, sul mercato. Ancora una curiosità, Salvatore, riguarda la curiosità che hanno i giovani e le giovani rispetto a questo mestiere. Fino a qualche anno fa, per chiudere il cerchio, diciamo, da dove siamo partiti, un mestiere come quello del casaro non era considerato, era considerato un qualcosa di ancestrale, di antico. Io ho presente, ho avuto modo di conoscere ad esempio una ragazza che da Manhattan, da New York, sta imparando il mestiere della pastora in provincia di Cuneo, e non so come c'è stato questo legame, c'è stato attraverso un portale che si chiama WOF. Pensate un po', tutte le aziende agricole del mondo, quelle iscritte ovviamente, in contatto e danno una possibilità a ragazzi e ragazze che vogliono imparare un mestiere direttamente sul territorio. Sì. Ecco, imparare direttamente a non a sporcarsi le mani, ma ad arricchire le proprie mani e la propria mente attraverso il lavoro. Insomma, si sta tornando indietro per guardare avanti, Salvatore. Esatto, diciamo, non è che si torna indietro, si torna indietro però con una certa consapevolezza, la consapevolezza che hanno acquisito anche facendo delle altre esperienze, e forse è cambiato, diciamo, si è evoluto il mondo. Se prima aveva, ci diceva l'altro giorno, ma questi ragazzi, questi giovani avevano anche un problema a trovare marito oppure a trovare, certo, la moglie, e adesso, diciamo, si ritorna però con una maggiore consapevolezza, diciamo, è una scelta di vita che poi in certo qual modo può anche premiare sia dal punto di vista, diciamo, della soddisfazione personale, ma anche dal punto di vista economico. Eleonora, noi facciamo una chiacchiera sul tuo lavoro, sul futuro che ti ha dato questa professione che, come dicevamo poco fa, affonda le radici nel passato. Quante volte abbiamo sentito parlare i nostri nonni e le nostre nonne di questo mestiere? Quante volte abbiamo assistito a una transumanza sulle strade, lì pronti a fare le foto nell'epoca dei social? Però, che cosa c'è dietro tutto questo? La scuola appunto di questo istituto, del CREA, ti ha dato una nuova consapevolezza? Hai capito qualcosa di più rispetto a tutto questo, immagino? Certo, ogni cosa che adesso facciamo c'è una consapevolezza in più, perché tutto ciò che, se solo pensiamo al passato, i nostri nonni hanno fatto tanto e noi non stiamo dando niente, noi giovani... Ci stiamo provando, dai. Ci stiamo provando, certo, ci dobbiamo provare. Forse non credi che questa sia una consapevolezza importante, quello di voler tener conto delle radici, delle nostre radici, e certo, dare uno sbocco verso il futuro? Perché certo, sono tante le persone fare, come te, che ci stanno rivolgendo a questo tipo di scuola, a questo tipo di professione. Ti ha dato una, sì, consapevolezza diversa anche rispetto al cibo che mangi, lavorare appunto in questo... Dove c'è il lavoro... svolto con le mani, non diciamo con le macchine, diciamo. Diciamo già tutto. Tu lavori in un'azienda della Basilicata? Sì. Che cosa producete in particolare? Pasta filata. Che cos'è la pasta filata? Immagina di avere una persona davanti a te che non sa che cosa. Lo so che può sembrare banale, però certo, ricordiamolo, dai. La mozzarella. Ok. E poi? Il caciocavallo. Ecco, il caciocavallo anche di cui parlavamo poco fa, insomma. Quindi lavorare con questi. Con queste materie prime, sai da dove arrivano? Certo. Perché le vedi? Noi lavoriamo con il latte provenienti delle nostre aziende che abbiamo in Basilicata. Ma sai perché te lo chiedo? Perché non è così banale in realtà. Perché spesso e volentieri quando parliamo di grandi distribuzioni, grandi macchine produttive ed economiche, non sappiamo da dove arrivano. Arrivano in un pacco e noi non sappiamo. Noi abbiamo le origini... super dop, doc, eccetera. La tracciabilità. Ma scherziamo, è importante questo, perché anche questo vuol dire essere, insomma, dare dell'umanità a quello che produciamo, a quello che mangiamo. Sì. E quando poi trovi il prodotto finito, che sensazione ti dà? Piacere, gioia, no? Tutto, tutto, diciamo tutto. Piacere, tutto. Con i tuoi compagni e i tuoi compagni di corso, che ti ha portato appunto ad avere una nuova professione, una nuova possibilità, che sensazione hai avuto l'essere tornata, tra virgolette, a scuola? Trovare persone in cui condividi lo stesso piacere, lo stesso modo. Devi imparare, devi saper sempre fare il di più. Ed è una scuola molto pratica quella, immagino, vero? Sì.
Bene, bene. Quindi una nuova possibilità che è stata data attraverso questo istituto, questa iniziativa del CREA, ricordo, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Così terminiamo, Salvatore, quello che è il nome CREA. La Scuola del Casaro, tradizione e innovazione, che abbiamo presentato in questo primo dei talk di oggi, questa domenica 17 settembre. Salvatore, per avere tutte le informazioni sulle vostre attività, ho visto che c'è un sito governativo che è crea.gov.it e poi c'è una mail alla quale rivolgervi. Riguarda in particolare la Basilicata o attività simili? Attività simili, noi già l'obiettivo è quello di farla diventare una scuola permanente e quindi diciamo riguarderà anche l'intero bacino del Mediterraneo, quindi diciamo quando avremo delle richieste. Quindi sguardo anche oltre. Sguardo, l'ambizione è quella. Bene, e noi veramente ce lo auguriamo, abbiamo bisogno di storie come queste. Ringraziamo Eleonora, ringraziamo Salvatore, vi auguro davvero buon lavoro. Grazie. E grazie per essere stati con noi. Grazie. Su RBE. Lasciamo la linea al notiziario e torneremo tra poco in diretta da Bra per Cheese.